qualcosa? No. Parlo qui dentro, sì. Allora, buonasera. Parliamo di questo libro sulle sette, che mi fa molto piacere essere qua a parlarne. Perché anche io, come tanti, rimango sorpresa e colpita da questo fenomeno delle sette, e che non conosco e quindi mi fa paura. Mi fa paura l'idea che sia vicino, che ci si possa cascare senza accorgersene, che sia più vicino di quello che sembra, e che usi dei meccanismi che in una certa parte sono alla luce del sole, ma per altri versi non li decodifichiamo. E quindi ho preparato delle domande per Mauro, che ha scritto questo libro, e anche se la psicosetta parla di macrobiotica, io stasera non vorrei parlare di macrobiotica, vorrei proprio parlare della setta e dire: ma Mauro, è vero che può succedere a chiunque di noi, a qualunque nostro figlio? Purtroppo non sono i nostri figli. In base a quello che risulta anche dalle ultime inchieste su questo fenomeno, ognuno di noi potenzialmente può cadere vittima di una psicosetta. Il momento esatto in cui la persona cade vittima è un momento di debolezza, quindi una delusione amorosa, una crisi legata all'economia, un licenziamento, un lutto in famiglia, una malattia. Ogni fenomeno traumatico ci mette in una condizione di debolezza che, nel momento in cui cerchiamo la soluzione, se cadiamo nelle mani di individui spietati, con grandi capacità comunicative, ma con zero empatia, quello che in psicologia viene chiamato narcisista patologico, ossia una persona che pensa solo al suo bene e al suo interesse, allora entriamo in questi meccanismi. E questo meccanismo da che cosa è fatto, no? Quindi, se non capisco male, c'è la debolezza di chi subisce, c'è questa situazione, e ci vuole in qualche modo un guru, ci vuole una persona, cioè non è solo un'organizzazione, c'è una persona fisica intendo, non solo un'idea che esercita questa influenza che alla fine possiamo definire malefica. Com'è che succede? Cos'è che posso vedere da fuori che succede? Il primo passo in tutti questi meccanismi di manipolazione è il momento dell'adescamento. L'adescamento viene chiamato comunemente love bombing, ossia un bombardamento d'amore. La persona si avvicina a questo gruppo e magari trova persone che l'ascoltano, gli vogliono bene, gli danno subito amicizia, a volte utilizzano anche il sesso come metodo di coinvolgimento. Per esempio, nel caso della psicosetta macrobiotica, oltre a trovare persone che ti ascoltano, trovi anche dei prezzi politici, perché se storicamente nell'immaginario collettivo la setta è vista come un fenomeno nascosto, segreto, satanista, con il cappuccio sulla testa, oggi purtroppo in molti gruppi tutto è alla luce del sole, quindi c'è un lavoro più subdolo. Quindi la prima fase è: ti devo portare dentro. Chi cerca la salute, chi cerca una soluzione a un problema, diciamo, di un disagio fisico emotivo, per esempio con la macrobiotica, trova in questo gruppo un punto macrobiotico delle persone addestrate a accogliere queste persone. Le accolgono con prezzi politici, le accolgono facendo parlare, ascoltando.
Ecco, la fase dell'ascolto è molto importante in queste sette, perché in alcuni gruppi settari l'auditing è proprio un fenomeno istituzionalizzato. Ossia, tu hai un problema, io ti ascolto per capire il tuo problema. Tutto quello che viene detto viene registrato. O nel caso del punto macrobiotico, memorizzato. Dopodiché la persona che segue l'auditing, quindi l'ha detto, fa una relazione ai superiori, dicendo: questa persona è interessante perché ha un passato magari imprenditoriale, oppure ha un passato ha dei soldi, oppure è una persona comunque che ispira simpatia, oppure lo possiamo mettere dentro come semplice manovalanza. Ossia, già in questa prima fase si cerca di individuare una persona che viene, diciamo così, adescata, dove può essere inserita nell'ambito della struttura che poi diventa, diciamo, la tela del ragno. E questo adescamento è molto strutturato. Ascoltando, noi sappiamo cosa cerca la persona e quindi sappiamo quali discorsi possiamo fare. Se la persona cerca la salute, si dirà: ma guarda che noi abbiamo già centinaia di persone che si sono curate di malattie con questa soluzione, oppure facendo queste preghiere, oppure secondo il tipo di struttura che noi che si propone, c'è la soluzione certa. Chiaro, la soluzione ha un costo. Qual è il costo? Il costo è il cambiamento. Allora la persona deve entrare nel meccanismo e cominciare a seguire i corsi. La prima fase è assolutamente seguire i corsi. Spesso sono delle full immersion di un giorno, due giorni, una settimana o anche un mese, dove la persona viene diciamo, portata in questi luoghi dove dalla mattina alla sera ci sono conferenze volte a portare la dottrina del gruppo. Nel caso del punto macrobiotico erano le vacanze studio in luoghi molto belli, dove in mezzo alla natura, cucina sana, corsi di cucina, corsi di massaggio, un pacchetto di proposte dove la persona veniva invogliata a cambiare vita. E quindi si diceva: hai visto, sei stata bene. È chiaro, tu sei su un posto bello una settimana, stai benissimo. E quindi vai a casa, però fa attenzione, perché a casa cercheranno di convincerti che la macrobiotica non funziona. Cercheranno di non farti fare questo percorso spirituale o salutistico, quello che vogliamo. Per cui dovresti frequentare di più i nostri centri e abbandonare chi non è d'accordo con noi. Noi siamo quelli che ti portano la soluzione ai tuoi problemi. Tutto il mondo è quello che invece vuole che tu soffra, che tu stia male. E infatti la persona vede, va a casa e subito c'è gente che dice: ma la macrobiotica è una stupidaggine, ma la religione, ma è piena di religioni. Insomma, ognuno sminuisce. E questo è quello a cui il potenziale adepto è già pronto, perché già sapeva che avrebbe avuto dei grilli parlanti che avrebbero cercato di distogliere dalla vera strada. Per cui si motiva. Allora comincia a frequentare e dentro scopre mano a mano delle regole, tutta una serie di regole che ha lo scopo di spostare la persona dal vecchio modo di vivere a un nuovo modo di vivere.
Questo nuovo modo di vivere è l'unico vero modo di vivere. Nel momento in cui una persona cerca di ritornare da dove era venuto, sicuramente si troverà a stare male come prima. E attenzione, non solo. Chi è il capo, il guru, già vede il futuro. Nel caso del punto macrobiotico, Mario Pianesi, solo con lo sguardo, guardando la persona, faceva diagnosi e vedeva 10 anni prima se la malattia sarebbe avvenuta oppure no. Allora è evidente che se il capo ha questi poteri, questo dono, e lui mi dice che guarda che ha già una predisposizione a, è già qualcosa tu sai, anzi tu stesso hai detto nella prima volta che hai parlato che senti qualche fastidio a destra o a sinistra, e il capo dice guarda che hai questa predisposizione, e la persona dice oh, ma questo è proprio mago, sa già tutto. Certo che sa tutto. L'hai detto tu, non l'hai detto a lui, l'hai detto a chi per lui, ma tu non lo sai. E quindi piano piano la rete viene intavolata. Tu hai degli amici che ti spingono a fare solo la vita comune, ad abbandonare le vecchie amicizie, abbandoni tutto e di punto in bianco ti ritrovi in un nuovo mondo. Fino a quel momento era un paradiso. Quando sei dentro cominciano i problemi. Perché se tu vuoi fare una cosa non in linea con la dottrina, subito vieni martellato. Vieni bombardato stavolta non d'amore, ma all'opposto da persone che cominciano a allontanarti. E tu dici, cavolo, ho trovato adesso la mia famiglia, il mio paradiso, e loro cominciano a scacciarmi perché non sono degno. È chiaro che io sono sbagliato e ancora una volta continuo a sbagliare e cerco di conquistare il guru o gli nuovi amici facendo di tutto per essere un degno allievo. Ma purtroppo qualsiasi cosa faccio sarò sempre sbagliato. E questa è la trappola. Per cui sempre di più la persona è allontanata. E poi adesso fammi qualche altra domanda, poi che sui metodi di manipolazione esistono proprio dei meccanismi che ingabbiano una persona. Ecco, credo che sia proprio interessante vedere i meccanismi, ma mi colpisce questo che inizialmente vengo amato, quindi in qualche modo sono accolto, capito, sono giusto, se posso usare questa espressione, no? Vado bene. Mentre a partire da un certo momento, quando sono invischiato, sbaglio sempre, c'è sempre qualcosa che faccio che non è sufficiente, corretto? Ho detto così? Esattamente. Tu prima hai usato proprio l'espressione che questo... che il guru esercita un comportamento che è quello del narcisismo patologico, no? Che effettivamente è una patologia, non è solo l'espressione italiana essere narcisisti, è proprio un comportamento preciso, ma che è teso all'affermazione del proprio potere personale rispetto all'altro. Okay, è giusto? Perché la prima parte che tu mi raccontavi, in fondo non dice ma perché no? Se finalmente trovo gli amici, se finalmente sto bene, se finalmente mangio giusto, se finalmente tutti mi apano, perché non starci, no? Cioè, sembra così, così semplice. È esattamente questa la trappola, la troppa semplicità. C'è un vecchio detto, chi ci salva è salvatore. Nel senso che noi cerchiamo un salvatore. Perché abbiamo dei problemi. In questi gruppi spesso è gratis, nel senso che non devi fare altro che abbracciare la dottrina di questo gruppo. Non ti si chiede all'inizio grandi sacrifici.
E qui sta la trappola. La trappola è perché solo quando la persona è ormai convinta che la scelta che fa è giusta, che a quel punto viene chiesto il pagamento del troppo amore. E come si paga? Si paga sostanzialmente con l'anima. Il buon vecchio Mefistofele, insomma, a un certo punto arriva a chiedere il conto del paradiso. Perché? Perché a un certo punto, allora, abbiamo detto che ognuno ha le sue caratteristiche, no? Se uno ha capacità imprenditoriale in questi gruppi, viene invogliato ad aprire realtà imprenditoriali per il guru, per il gruppo. Per esempio, nel punto macrobiotico, leggendo il libro scoprite che c'è una realtà con 150 fra negozi, ristoranti, centri ingrossi commerciali, laboratori, case editrici, una moltitudine di strutture commerciali, tutte legate al guru. Il guru non appare da nessuna parte, ma tutti gli adepti sanno che in realtà è tutto suo, perché lui l'ha creato. Non a caso, quando la persona comincia a essere un po' troppo dubbioso, quando comincia a porre troppi problemi, a un certo punto il guru interviene, e spesso in un punto macrobiotico è successo in maniera proprio strutturata, veniva tolta la responsabilità del centro a chi l'aveva aperto, a chi aveva messo i soldi, chi aveva il nome fiscalmente proprio come responsabile di questa struttura, e veniva messo al suo posto un ragazzo, una persona ovviamente più manipolabile e più manipolata, e chi aveva fatto tutte le spese, se va bene, riprende qualcosina, ma spesso è talmente indebitato da una struttura dove tutto quello che succede va a vantaggio del guru. In questa, per esempio, porteria 14, se fosse stato un punto macrobiotico, il quadro era di Mario Pianesi, il tavolo di una ditta di Mario Pianesi, la birra era di una ditta di Pianesi. Quindi la persona si indebita perché fa anche dei prezzi imposti, solo dei prezzi imposti alla fonte, con dei margini irrisori, per cui di tutto questo meccanismo commerciale che fa girare milioni di euro, perché c'erano 50 strutture, 90.000 associati in Italia, quindi un giro d'affari molto grosso, spesso anche in nero, tutto il vantaggio va alla testa di questa piramide. Chi è il gestore del locale si sacrifica, fa i debiti, fa tutto per non trovarsi niente, neanche i contributi, che nella filosofia macrobiotica era un qualcosa, uno spreco, perché bisognava invece investire quei soldi di contributi nelle attività culturali del capo, ossia a vantaggio del capo. Mi spiego? Ho capito. E a questo punto la domanda è: com'è che si riesce a uscirne, no? Cos'è che scatta? Com'è che qualcuno che forse ti dà uno stimolo diverso diventa credibile? Tu, se non ho capito male, ne sei uscito insieme a tua moglie, no? Prima di arrivare a questa domanda, un passo indietro sui metodi di manipolazione. Sì. Un metodo che... il libro è molto dettagliato su quello che succedeva. C'è la manipolazione linguistica, c'è la manipolazione legata al senso di colpa, al senso di... alla paura. Quindi c'è un insieme di metodi. Il più terribile, secondo me, è quello che proprio toglie
ogni certezza all'adepto è quello che in psicologia si chiama bipensiero, ossia, porto questo esempio che è successo a mia moglie per far capire. Mia moglie in un certo periodo non stava bene. La cura macrobiotica per chi non sta bene è una dieta semplificata, pochi prodotti. Lei mangiava in quell'occasione insieme al guru, il quale aveva magari qualche ospite e aveva nel tavolo dove si mangiava del pesce. Mia moglie ha il suo cibo nel suo angoletto fatto apposta per lei, che in cucina sapevano la sua dieta. Teresi gli fa: mangi un po' di pesce. E lei lo guarda e gli fa: ma io non sto tanto bene, scusa, sono non sono il capo, saprò io quello che è giusto o non è giusto, mangio un po' di pesce. E mia moglie dice: non c'è il capo, grazie. Circa una settimana dopo, 10 giorni dopo, una situazione simile, sempre in quella stanzetta riservata perché il capo ha le sostanze riservate, tutto riservato eccetera. Questa situazione, mia moglie mangia semplice, però c'è un po' di pesce in mezzo al tavolo, c'è il capo, lei fa per prendere il pesce, il capo si accorge: che fai? Che fai a mangiare pesce? Non stai bene, mangia il scondito. Allora, questo meccanismo che la persona non sa mai se sta nel giusto o nell'errore, e che il capo ha la possibilità di decidere, perché lui sa quando in quel momento quella cosa è giusta e quando no. È quel meccanismo che porta a giustificare certi gruppi settari anche delle violenze conclamate, conosciute da tutti, ma se fatte dal capo c'è una giustificazione. Se il capo dice che c'è da rubare per la causa, è giusto rubare. Se c'è da uccidere, e sappiamo che alcuni gruppi settari hanno ucciso Manson e altri, l'adepto lo fa convinto di essere nel giusto perché il capo sa quello che dice. Quando è una setta religiosa, ovviamente il capo parla con Dio, è un profeta. Nel caso del punto macrobiotico, il capo è l'unico in grado di capire la filosofia cinese yin e yang e sa quindi quando yin e quando yang, e solo lui può valutare il momento. Perché uno dei momenti iniziali della psicosetta macrobiotica è la fase precedente alla strutturazione della setta, quando Pianesi comincia a dire che tutti gli altri insegnanti macrobiotici italiani o del mondo erano tutti sbagliati, e ovviamente fa un lavoro di una macchina del fango tipico di questi gruppi. Comincia prima proprio con questi maestri macrobiotici concorrenti, definiti falsi macrobiotici, rapaci di Satana, con operativi di ogni genere, allo scopo semplicemente di eliminare quella che è concorrenza. E quindi io sono entrato in questa psicosetta che avevo 22 anni, c'era una malattia grave e quindi non avevo una grande capacità critica, onestamente. Muore mio padre dopo circa un anno che io stavo dentro questo gruppo, si è ammalato quando io mi ero ammalato, quindi in famiglia c'è una situazione molto difficile, e quindi per me Pianesi diventa un amico, un padre, un punto di riferimento.
E a quel tempo parliamo di una fase precedente a quello che è la proposta, il rapporto era molto alla mano, cioè, Mario, come stai? Si mangia insieme, si fa viaggio insieme, non c'era guru e adepto, mano a mano si comincia a fare una differenza sempre maggiore. Come avviene? Avviene nel momento in cui il capo decide che tutti gli adepti sono malati. Gente che faceva ergopedica da 5 anni, 10 anni, 15 anni, nel 94-95, quindi diciamo a 15 anni dalla costituzione di questo gruppo, in un corso per i responsabili, il capo decide che tutti sono malati. E a dimostrazione di questo, proietta le foto delle iridi di tutti i capicentro, a suo dire, che lui leggeva perfettamente, e di ogni iride non dice il nome, non dice Claudio, Fabrizio, no, comincia a parlare di questo, e di questo c'ha problemi all'intestino, di verticoli, sta per scoppiare un diverticolo, questo segno è un infarto da qui a poco tempo, questo segno è sta per arrivare un tumore incurabile, insomma, alla fine di questa riunione una pistola in mano agli adepti che poneva fine alle sofferenze future che sarebbe dovuta avvenire seguendo questa diagnosi sarebbe stato un gesto benevolo. La soluzione qual è stata? È stata di semplificare la vita a tutti, eliminare il sale, che nella cultura macrobiotica il sale porta anche autonomia, spirito critico, elimina il sale a tutti e mette tutta a dieta strettissima. Non solo, per dimostrare il suo potere, comincia a dire: tu un mese mangi solo colazione, pranzo e cena, fagiolini. Tu un mese mangi solo fagioli a zucchi, colazione, pranzo e cena. Tu solo insalata, colazione, pranzo e cena. Quindi con ognuno si inventa una dieta che tutti noi oggi ci troveremmo, insomma, molto sui generi inventata, per non dire peggio. Ma tutto questo serviva per dimostrare il suo potere. Lui poteva imporre agli allievi qualsiasi cosa. Questo è stato l'effetto del narcisista che ha verificato. Tant'è che da quel momento in poi comincia anche a abusare delle donne macrobiotiche. Se io posso tutto, io che sono il capo, fino a ieri, tra virgolette, ho dato tutto me stesso, mi ho dato la salute, mi ho dato il mio tempo, ho parlato con voi, vi ho dato la soluzione, eccetera, adesso basta, è tempo che comincio a incassare i miei conti. E tra i conti c'è soldi, da chi ce l'ha, sesso con le donne più carine. Ma tutto questo non è fatto nel libero rapporto tra uomo e donna, perché diciamo, cioè, mi innamoro del mio professore, è una cosa che ci sta. Qui la cosa brutta che io lo racconto è che, allora, innanzitutto dice, allora, voi due state bene insieme, perché il capo decide le coppie. La coppia, prima di formarsi, deve chiedere al capo. Prima di fare sesso, la coppia deve aspettare 3 anni, perché nel frattempo la persona si deve depurare, non è che tu dici subito li metti insieme, adesso ti metti a fare amore libero, no, 3 anni castità. Però se la detta è un po' più avvenente, viene magari invitata a fare dei massaggi al capo in forma privata. Durante questi massaggi l'adepta che fa il massaggio prende energia. Chi è che non sa che chi fa il massaggio prende energia?
Io non lo sapevo, però in questo caso viene assunta questa valenza. E non solo, l'adepta può raccontare al capo tutti i problemi che c'ha. E l'adepta spesso racconta i problemi di coppia, che è normale che ci siano. Il capo accentua questi problemi, dicendo che in effetti il marito o il fidanzato sono degli adepti che non sono molto bravi, non servono per il capo. E allora comincia a dividere. Allora poi dice, ma non ti preoccupare, io ti sostengo, tu sei il fulcro della macrobiotica, le donne sono il fulcro. Però mai dopo qualche massaggio comincia a buttare lì l'amo. Ma lo sai che alla fine del massaggio qualche donna si mette al mio fianco e mi chiede di essere presa? Perché la battuta, no? È chiaro, il capo scherza. Come reagisce l'adepta? Facendo il massaggio, che sa un po' di punti di acupuntura, sa che c'è dei punti legati agli organi sessuali, per esempio il tallone. Ma quando l'adepta arriva al tallone, il capo fa scherzando: attento che mi eccito, e il tallone battute, butta lì, butta là. L'adepta che fa? Se l'adepta è debole, disperata, ha dei problemi, ha capito che ha lasciato la famiglia, ha lasciato gli amici, ha lasciato tutto per la macrobiotica, si è messa con un uomo che doveva sostenerla, doveva essere il marito, il fidanzato di una famiglia, scopre che sto marito fidanzato è una persona che il capo stesso denigra, è chiaro che il mondo su cui sta creando il futuro comincia a sgretolarsi. E allora qualche donna ci cade e nasce questa relazione, ovviamente di nascosto. La cosa ancora più terribile, io ho scoperto dopo ovviamente di essere uscito, è che lui durante i corsi per capicentro, il capo, diceva di fronte a tutti i maschi, perché c'era la divisione per i maschi, per le donne e per i ragazzi. C'è qualcuno che dice che io mi scopo, perché questo è il linguaggio diretto tra capo e allievo, e adepti, le mogli degli allievi. Ah, ah, è sempre la solita vecchia ostilità, le solite male lingue che credono alle cattive, che prendono energie negative, e invece di ringraziarmi che le mogli vengono da me e poi a casa sono ancora più buone e devote come mogli, non fanno altro che parlare male di me. E quindi questi meccanismi, eccetera. Per arrivare a come sono scappato via, a un certo punto aumento dei processi sommari, perché chi non è un vero adepto, chi ha dei dubbi, o chi deve essere denigrato perché la moglie poi magari ha detta altri scopi nella setta, processo sommario, di fronte a 150 persone, la persona deve dire: mia colpa, io ho sbagliato per cosa? Cioè, e deve dare la risposta giusta, cioè, la Stasi, non so se avete presente, la Germania dell'Est, c'è una domanda, che è una falsa domanda, e c'è la risposta giusta, per cui devo ammettere la mia colpa, che è quella che il capo si aspetta che io dica. E fino a che non la dico, tutti a dire: ma tu sei un disgraziato, ma non ti vergogni, devi la vita al capo, il capo ti ha dato tutto, disgraziato. Ecco, questo nel corso degli anni, io sono stato 25 anni, è andato aumentando esponenzialmente. Non solo, è aumentato anche l'idolatria, il senso, il culto della persona. E questo per mia moglie e anche per me era sempre più difficile da sostenere.
soprattutto quando i ragazzi, i giovani, cominciavano a idolatrare questo guru come se fosse un divo di Hollywood, proprio un dio in persona. Io ho due figli, uno oggi ha 27 anni, uno 21, e sono nati e cresciuti nella setta. Ci spaventava questo culto assurdo della personalità. E a un certo punto abbiamo detto: non ce la facciamo più, usciamo. Io ho fatto l'errore di fare una lettera a tutti i capicentro d'Italia, c'erano 50 lettere, dicendo cosa secondo me era sbagliato. La lettera è stata pubblicata per intero nel libro. Se evidenzi che io ancora sono molto indottrinato, per me il guru era ancora il guru che non sapeva di quello che succedeva all'interno. E che succede? La segreteria chiama tutti capicentro dicendo: non aprite questa lettera, c'è delle cattive energie, quindi appena vi arriva mettetela da parte con un tovagliolo e consegnatela in segreteria intonsa senza averla toccata. Poi successivamente viene fatta girare la mia lettera corretta con molte variazioni di fantasia, dove si evidenzia come io sia una persona assolutamente indegna, senza gratitudine, senza scrupoli, che ho rubato, ho fatto insomma tutto il peggio possibile, nonostante sia la vita a male preso. E quindi comunque ci sei riuscito a uscire, no? Poi voglio dire, le vicende dicono che Mario Pianesi è stato comunque smascherato anche dall'autorità, adesso è sotto processo, quindi la sua parabola è declinata, no? Ecco, ma altre persone sono ancora sotto il suo influsso oppure un po' alla volta ne sono venuti via tutti? Cioè... Allora, diciamo che innanzitutto Pianesi non è ancora sotto processo, è stato indagato per reati gravissimi, associazione a delinquere, riduzione di schiavitù, abuso di professione medica, evasione fiscale. Insieme a lui la moglie attuale e il segretario, il vice segretario nazionale di un punto Marco Piotio. Dovrebbe esserci a momenti l'udienza preliminare che deciderà il rinvio a giudizio, quindi al processo, una soluzione. Quello che è certo è che 5 anni di indagini hanno evidenziato appunto queste accuse molto gravi. Da quando il 14 marzo 2018 è diventata nota al pubblico di tutto il mondo questa vicenda, oltre agli 8 denuncianti iniziali tra cui il sottoscritto, altre 40 persone hanno denunciato. Quindi la situazione delle accuse si è ulteriormente aggravata. Quindi noi ci auguriamo che da questo processo venga fuori la verità. Noi, quando abbiamo fatto la denuncia, non abbiamo detto c'è un crimine definito. Io stesso ancora non avevo ben chiaro che cosa avevo vissuto. Ci sono venuti anni psicologi che mi hanno aiutato a ricostituire un'identità, perché io effettivamente ero distrutto. Non solo, quando sono uscito, la macchina del fango, per esempio, mi ha particolarmente colpito. False accuse, un processo inventato. Mi hanno tolto amicizie di 25 anni, terra bruciata, concorrenza sleale, mi hanno fatto di tutto. Quindi noi abbiamo raccontato tutto quello che aveva vissuto e abbiamo detto: vedete voi, autorità, se qui c'è qualcosa da incriminare oppure no.
dopo 5 anni con molta difficoltà, hanno trovato molto materiale. Per cui siamo certi che il processo sarà molto interessante. Molte persone non hanno denunciato per paura di situazioni. Diverse persone che sono fuoriuscite sono scappate all'estero per timore di danni personali e quindi molti sono anche in attesa di testimoniare comunque degli aspetti di questo vissuto. Quello che è certo è che questo individuo è riuscito a convincere molte istituzioni a dare dei premi. Medaglia d'oro al Presidente della Repubblica. È veramente impressionante. Marchigiano dell'anno, cavaliere del lavoro, cittadinanze onorarie a destra e manca. Chi addirittura voleva candidarlo al premio Nobel. Lui, insomma, non già neanche la terza media, a suo dire. Quindi, ritengo che oggi ci debba essere quantomeno un approfondimento se questi premi non siano da rivedere. Per esempio il Comune di Bologna ha ritirato correttamente, qualcun altro in attesa. È uscito fuori adesso la notizia che accanto al filone principale di indagine è nata un'accusa direttamente del PM di omicidio volontario della prima moglie, un'accusa gravissima che insomma ha sconvolto anche me, che avevo vissuto pure la vicenda e che nel libro racconto le perplessità su come questa vicenda si è svolta, su cui io sono punti di domanda, non di risposta. Certo, un'accusa del genere è molto grave e mi auguro che sia documentata. C'è stata una perizia che ha ammesso di non avere elementi per avvalorare questa ipotesi di omicidio volontario, ma il filone di indagine è tutt'altro che chiuso, quindi anche su questo siamo, diciamo così, osservatori curiosi e ci auguriamo che anche qui la verità venga alla luce, perché è un fatto inquietante, per cui prima di dare magari un patrocinio, come è capitato adesso pochi giorni fa a un comune marchigiano, a un'ennesima iniziativa del punto macrobiotico, credo che un minimo di cautela e di attenzione e di attesa ci debba essere rispetto alla conclusione di un evento giudiziario che, se confermato, è di una gravità inaudita. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa, se volete chiedere voi. Io devo dire, a me tutto questo mi colpisce molto e, se volete, più che l'aspetto anche illegale, no, della cosa, che poi questo signore sia inquisito o altro, quello che proprio mi colpisce è tutto l'aspetto della manipolazione, dell'asservimento e dell'annullamento della volontà e dell'individualità di chi si è avvicinato e di questa costruzione comunque deliberata, no? Non casuale, ma proprio deliberata con meccanismi precisi. Che ricorda anche altre situazioni, no? Anche donne che si innamorano delle persone sbagliate, anche persone che, voglio dire, religiosi, cioè persone che abbandonano un convento piuttosto che una professione di sacerdote, forse non è una professione, ma insomma diciamo lo stato di sacerdote, che lasciano dei credo politici, dove il responsabile della manipolazione forse non è indagabile o indagato in quanto autore di reati, però il dato di fatto è che c'è proprio questa relazione asimmetrica di qualcuno che esercita un potere indebito, un potere molto forte, e dall'altra parte ci sono delle vittime vere e proprie, cioè delle vere e proprie vittime che poi fanno fatica a uscire, che hanno bisogno di aiuto, che devono ricostruire tutto, no? E credo che poi questo anche ne conosciamo, no? Di persone
che si trovano a dover ricominciare da capo una professione, delle relazioni, delle amicizie. No? Solo un applauso finale. Domande, niente, Claudio, curiosità. Bello. Io volentieri lo anche adesso qualche appunto molto perché sono alcune parole chiave delle sue, insomma, della sua linea del discorso, la manipolazione, insomma, lo mobbing, il capo, queste parole, insomma, ho preso un po' di appunti come sociologa, è un fenomeno da tenere d'occhio. Allora, grazie dell'ascolto. Poi se volete il libro qui, posso fare anche le dediche se volete. Allora, cominciamo a parlare del secondo libro che presentiamo con Fabrizio Fattoli, una persona, professore, ex professore in fisica, esperto di studi storici, esoterici e tanto altro, che ci presenta un libro di un fascino incredibile, Le nuove scienze e le antiche filosofie. Come la fisica quantistica, l'epigenetica, la noetica sono in accordo oggi con le antiche filosofie e le religiosità sapienziali. Un tema affascinante che unisce Platone, Pitagora, a figure molto più recenti come Bohr, Laszlo e tanti altri scienziati moderni che stanno aprendo la visione del mondo e rivoluzionare il nostro modo di vedere e di essere. Vediamo in che modo Fabrizio è riuscito a fare una sintesi di questi percorsi all'apparenza lontanissimi, sia come tempi, sia come argomenti, e fanno invece un caposaldo perché si crea un futuro migliore. Allora.